Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo 24esimo episodio qua su Pokémon Violetto. Ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua dopo che eravamo appena arrivati alla Lega Pokémon della regione di Paldea. Infatti ragazzi, se vi ricordate bene, nello scorso episodio siamo arrivati qua alla Lega e abbiamo affrontato il primissimo Super 4 della Lega Pokémon della regione di Paldea, ovvero Capsi. Con i suoi temibili Pokémon tipo terra e con il suo, diciamo, accento romano che mi urta perché non so ancora leggerlo, dato che non sono romano. Ma ok, comunque, grazie a Capsi lo sto piano piano imparando. Comunque, a parte gli scherzi, scorso episodio abbiamo appunto affrontato Capsi, l'abbiamo sconfitto in maniera abbastanza, diciamo, semplice. Non abbiamo, dicevo, avuto troppe difficoltà. Soprattutto l'abbiamo annientato abbastanza facilmente lui e i suoi Pokémon tipo terra grazie a Bax, ovvero il nostro Bax Calibur con le sue mosse tipo ghiaccio, cioè gelo raggio, e poi grazie al Delta, ovvero Palafin con le sue mosse acqua che hanno annientato con la combo ghiaccio di Bax Calibur, ovvero del nostro Bax, i Pokémon di tipo terra di Capsi. E poi nello scorso episodio nella stanza appunto è uscito Capsi perché l'abbiamo sconfitto ed è entrata la seconda Super 4, ovvero Verina. Che è appunto la Super 4, che è appunto, dicevo, la seconda Super 4 della Lega, ed è la Super 4 che andremo appunto ad affrontare oggi in questo episodio, perché vi ricordo che io faccio un Super 4 per episodio. Quindi in questo episodio faremo il secondo Super 4, cioè Verina, e poi nel prossimo episodio faremo il terzo e penultimo Super 4, fino a poi ad arrivare alla fine della Lega con l'ultimo Super 4, che chiuderà così poi la nostra, diciamo, avventura nella modalità storia qua su Pokémon Violetto. Detto ciò ragazzi, prima di iniziare però come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutte per non perdervi nessun nuovissimo video e di lasciare un bel like anche a questo 24esimo episodio qua su Pokémon Violetto. Se alla fine questo 24esimo episodio qua su questa serie vi è piaciuto, vi ricordo inoltre che qua sopra in alto nelle schede trovate lo scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò, ragazzi, possiamo andare avanti. Ovviamente, ragazzi, off camera sono andato a diciamo curare il team perché appunto se vi ricordate bene Bax e Delta erano quasi di tutte e due vita rossa, li ho curati con le cure che appunto abbiamo, che non vi starò a far rivedere tutte quante le cure che abbiamo, se vi interessa saperle appunto andatevi a rivedere lo scorso episodio, anche se vabbè le potete vedere anche qua, comunque non ve le starò a far vedere tutte, insomma le ho fatte vedere tutte quante nello scorso episodio per bene per bene. E poi sono andato a, diciamo, ricaricare la mossa di ge gelo raggio di Bax perché era quasi finita, i PP, ne rimaneva tipo 1 su 10. E poi ho ricaricato anche idropompa di Delta perché anche quella era quasi finita. Quindi detto ciò, possiamo andare dalla seconda Super 4 della Lega Pokémon della regione di Paldea, ovvero Verina, la Super 4 che affronteremo oggi in questo episodio. Non ho la minima idea di che Pokémon avrà lei, è vestita di un colore che potrebbe indicare un tipo acciaio, non lo so. Comunque vedremo. Io parto con Bob, poi nel caso abbia Pokémon super efficaci o devo, oppure diciamo che Bob non può fare granché, lo andrò a togliere e metterò quello che può fare qualcosa, insomma, del team. Vuoi sfidare la Super 4 Verina? Ovviamente sì, e quindi andiamo. Ah, non ci parla ne nemmeno, ragazzi, va proprio subito alla lotta, mi sa, perché non ci ha detto niente. Mi sa che non ci parla ragazzi nemmeno, no, sì invece. Complimenti, arrivare alla seconda tappa non è da tutti, però mi dispiace perché ora ti rimanderò subito a casetta. I miei Pokémon sono forti e resistenti, i tuoi attacchi debolissimi non ci faranno neanche un graffio, vedrai. Venite fuori, amici miei. Peccato per te che invece sarete ad andare a casa. Comunque, secondo me tipo acciaio su Pokémon sono. Comunque, parte la sfida di Verina, Super 4, proprio la seconda Super 4 della Lega Pokémon della regione di Paldea. Ci manda in campo come primissimo Pokémon un Copperajah che appunto è tipo acciaio. Dai Raja, fagliela vedere. Ok ragazzi, a quanto pare ho indovinato. Dall'abbigliamento di Verina, cosa che non mi sarei mai aspettato, sono riuscito a indovinare il tipo dei suoi Pokémon. Verina ha Pokémon di tipo acciaio ed è per questo che è vestita, diciamo, di grigio, che è il colore del tipo acciaio, e soprattutto che ha una specie di calamita come collana. Quindi questo è un indizio che vi può dare appunto se non sapete il tipo come me. Ovviamente io ho tirato a caso, vedendo i suoi vestiti,
ci ho azzeccato solamente perché magari ho avuto un pizzico di fortuna, perché con Capsi per esempio non ci ho minimamente azzeccato nello scorso episodio. Quindi contro Verina sarà abbastanza semplice, perché abbiamo Bob che la annienterà con canzone ardente e fuoco bomba. E poi abbiamo anche Axolotl con terremoto e basta, mi sa. No, abbiamo anche addirittura Delta con centripugno, quindi siamo stravantaggiati, ok. Quindi primo Pokémon di Verina, un Copperajah a livello 58. Noi siamo quasi da 61, quindi siamo molto livellati rispetto a il suo Copperajah. Partiamo piano piano e andiamo di fuoco bomba, vediamo un po' quanto li togliamo. Fuoco bomba, vediamo se lo buttiamo giù in un colpo, bam, ok. Buttato giù in un colpo e abbiamo sconfitto il primissimo Pokémon di Verina, ovvero Copperajah, perfetto, con un solo colpo. Axolotl sale a livello 61, Bob invece è quasi anche lui a 61. Secondo Pokémon di Verina, Bronzong, tipo acciaio psico, quindi addirittura abbiamo anche palla ombra in questo caso, che può fare danno a Bronzong, perché essendo acciaio psico è super efficace. Anche palla ombra, addirittura anche morso, quindi tutte e quattro le mosse di Bob sono super efficaci contro Bronzong. Sia palla ombra, canzone ardente, fuoco bomba e morso, quindi perfetto. Per non sprecare PP, visto che lei avrà Pokémon acciaio, questo è un caso che è acciaio psico, per non sprecare PP di fuoco bomba e canzone ardente, visto che non ne hanno tanti, soprattutto fuoco bomba, vado a utilizzare palla ombra, tanto è comunque super efficace su Bronzong. Andiamo a utilizzare, ragazzi, palla ombra su Bronzong, sul Bronzong di Verina. Non lo buttiamo giù in un colpo, me lo aspettavo. Ci fa terremoto e questo può essere un problema. Invece no, perché ci toglie poco, meno male, aggiungerei. Altrimenti a quest'ora ciao. Ancora palla ombra sul Bronzong di Verina e abbiamo sconfitto il secondo Pokémon di Verina, ovvero Bronzong. Perfetto, ragazzi, ottimo, va bene. Vediamo se qualcuno sale. Sì, Bob sale al 61 e Bax al 61, anche Bax. Terzo Pokémon di Verina, Corknight, tipo volante acciaio. E qui potrei forse utilizzare anche Relta, però lascerò Bob, perché questo Super 4 è per Bob. Terzo Pokémon, Corknight, Pokémon della regione di Galar, tipo volante acciaio, ed è anche lui a livello 58. E Verina, come era per Caps nello scorso episodio, anche Verina ha 5 Pokémon e non 6, ok. Quindi non ha il team completo. Andiamo, ragazzi, a utilizzare fuoco bomba sul suo Corknight, bam. E abbiamo sconfitto il terzo Pokémon di Verina, ovvero Corknight. Però, ragazzi, Verina è leggermente più semplice di Capsi. E Delta sale, anche Delta, a livello 61, perfetto. Delta vuole imparare Onda Schianto, mossa tipo acqua che forse gli potrà insegnare, però vediamo un attimo. Potenza 120, precisione 100. Mi sa che li tolgo idrondata. Virata non posso perché è la sua mossa speciale, altrimenti non si trasforma più nella sua forma, diciamo, avanzata, che è la forma, diciamo, secondaria di Palafin. E centripugno no, perché è potentissima come mossa lotta, fa 150 di danno, quindi se è super efficace distrugge il Pokémon praticamente. Idropompa no, quindi mi sa che li andrò a togliere idrondata per insegnargli Onda Schianto. Tra l'altro qua c'è scritto Onda Schianto, il Pokémon si avvolge in uno strato d'acqua e si lancia sul bersaglio ma subisce seri danni. Ah, quindi c'è il contraccolpo. Vabbè, io li tolgo idrondata, tanto poi nel caso gliela posso insegnare con le ricorda mosse. Gli togliamo idrondata a Delta e gli insegniamo Onda Schianto, perfetto. Quarto e penultimo Pokémon di Verina, Magneson, tipo elettroacciaio. Ok, quarto Pokémon Magneson, elettroacciaio, non dovremmo avere problemi. Magneson a livello 58 anche lui. Andiamo stavolta con canzone ardente, visto che fuoco bomba 2 PP, se no la finiamo. Canzone ardente su Magneson, che resiste perché ha vigore, vero? Di sicuro, attacco speciale aumenta e non ha nemmeno vigore, quindi è resistito solamente per fortuna, perché non ha nemmeno vigore. Ci fa schermo luce, così le mosse toglieranno leggermente meno danno. Andiamo ancora di canzone ardente e abbiamo sconfitto il quarto e penultimo Pokémon di Verina, ovvero Magneson. Per ora, ragazzi, Verina, a parte con il suo terremoto con Bronzong, non ci ha tolto niente, letteralmente. Quinto e ultimissimo Pokémon di Verina, Tinkaton, tipo acciaio, folletto. E quindi, essendo anche tipo folletto, potrei utilizzare Axolotl, anche se lui, però non la sento, perché preferisco Bob, perché sapete com'è, il tipo acciaio è preferisco utilizzare il tipo fuoco. Il mio ultimo Pokémon sistemerà tutto, vedrai. Certo, mi butta giù 6 Pokémon in un colpo, va bene, tutto il team, il suo Tinkaton mi distruggerà tutto il team, ok. Ultimo Pokémon di Verina, Tinkaton, livello 59, è il suo Pokémon più forte, ed è acciaio folletto.
E a quanto pare per la Lega Pokémon la terra cristallizzazione si ricarica in automatico quando finiamo la lotta. Meno male, perché altrimenti, oltre che essere stata una grande cavolata, poteva anche essere un problema perché non potevo utilizzarla soltanto una volta in tutta quanta la Lega, quindi in tutti quanti Super 4 e anche con il campione che o è Alisma, che dovremmo affrontare a fine Lega, oppure Nemi, uno dei due insomma, perché Alisma è super campionessa, Nemi è il campione, quindi uno dei due. Andiamo a utilizzare la terra cristallizzazione di terra tipo fuoco sul nostro Bob e andiamo di canzone ardente su Tinkaton. Vai Tinkaton, è arrivato il momento di metterti in Gingeri. Non so cosa sia. Ah no, in Gingeri, scusate. E Verina ragazzi va a utilizzare la terra cristallizzazione sulla sua Tinkaton e la fa diventare di terra tipo acciaio, che anche questo è un terra tipo che io non ho mai visto. Praticamente c'ha un'ascia in testa, va bene, e l'ascia rappresenta a quanto pare il suo acciaio. E mentre noi invece andiamo ragazzi, noi invece ad utilizzare la terra cristallizzazione di terra tipo fuoco sul nostro Bob. E così lo facciamo diventare un coccodrillo infuocato. Eccolo qua, il nostro Bob. Eccolo qua, perfetto. È più veloce, ci fa pietra taglio, super efficace. Grande Bob che evita, altrimenti poteva buttarci giù anche in un colpo. Andiamo di canzone ardente sul suo Tinkaton. Vediamo se lo sciottiamo in un colpo, ma credo di sì. Bam, invece no, resiste. Però lo buttiamo con la vita rossa. Attacco speciale aumentato. Andiamo ancora di canzone ardente, più veloce, stavolta pietra taglio va a segno e ci butta verso quasi a vita, ci toglie più di metà vita. Andiamo di canzone ardente finale. Canzone ardente finale su Tinkaton e abbiamo sconfitto ragazzi la seconda Super 4 della Lega Pokémon della regione di Paldea, ovvero Verina con i suoi temibili Pokémon tipo acciaio e il suo Tinkaton di terra tipo acciaio. Ok, sconfitto Verina Super 4, ottimo. E ripeto, vi giuro che non mi sono spoilerato il tipo. Ho tirato semplicemente a caso tramite i vestiti e sono stato semplicemente molto fortunato. Ho azzeccato, insomma, il tipo tramite i vestiti. Giuro su chi volete che non me lo sono spoilerato, perché il Super 4 è una cosa che non mi sono spoilerato del gioco. Mi hanno spoilerato molto della moderna storia per le palestre, eccetera, ma il Super 4 no. E nemmeno il post-game. Quindi se voi sapete qualcosa, per favore, non lo scrivete nei commenti, anche perché il commento, se lo scrivete, verrà cancellato da sottoscritto, perché non voglio spoiler. Ah, uffa, comunque non mi ha fatto niente. E vinciamo altri 12.508 Pokédollari, proprio come è stato per Capsi. Perfetto. E quindi Verina l'abbiamo mandata a casa insieme a Capsi. Perfetto. No, ma non è giusto, io volevo vendemmiarti e invece... Se dice vendicarti, vedi, non so mica una bacca uva. Mi dispiace Pischelle, ma una sconfitta è una sconfitta. Chiama il prossimo, dai. Oh, hai ragione, dall'ultima volta è passato così tanto tempo che me lo stavo per dimenticare. E quindi adesso entra in scena il terzo Super 4 che ovviamente andremo ad affrontare nel prossimo episodio. Scopriremo anche chi affronteremo nel prossimo episodio come terzo Super 4. È arrivato il suo turno, signor Ubaldo. E quindi ragazzi, il terzo Super 4 della Lega Pokémon della regione di Paldea è Ubaldo, che fa a quanto pare sia il capo palestra, perché lui l'abbiamo affrontato come quinta palestra, alla palestra di Mesturia, e a quanto pare oltre che a fare il capo palestra fa anche il terzo Super 4 della Lega Pokémon della regione di Paldea. Salve, sono io, Ubaldo. Ok, ovviamente adesso non vado a parlargli, se no poi parte la lotta. Quindi ragazzi, prima di terminare questo episodio, vi dico già che questi episodi verranno molto corti, perché ovviamente affrontando Super 4 episodio non ci metterò più di 10 minuti per affrontarne uno, come avete potuto ben vedere. Quindi verranno parecchio corti questi episodi, almeno così che magari se non avete molto tempo potete comunque vederveli tutti, perché comunque 10 minuti non è praticamente niente in confronto al solito che magari faccio 25, 35, 30 minuti insomma di video. Prima di andare, cioè di chiudere qua l'episodio, voglio andare a curare le mosse. Innanzitutto fuoco bomba. Poi, vediamo se ci sono altre mosse. Vabbè, canzone ardente la lascio, tanto c'è ancora 4 colpi. Basta ragazzi, perché l'unico che ho usato è Bob, quindi basta. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi ragazzi, io direi che per questo breve, ma divertente, spero sia stato, comunque breve ma intenso episodio, insomma spero che questo 24esimo episodio qua su Pokémon Violetto vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Vi ricordo che trovate qua sotto in descrizione tutti quanti i link ai miei social, i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii.
Trovate in descrizione anche il link per acquistare questo gioco, ovvero Pokémon Violetto in versione fisica o digitale. Trovate qua sopra in alto nelle schede dello scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò ragazzi, noi ci vediamo domani per affrontare Ubaldo, ovvero il terzo Super 4 e penultimo tra l'altro Super 4 della Lega Pokémon della regione di Paldea. Detto ciò ragazzi, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!